Ciao ragazzi, questo è un video dove vi insegnerò a fare un tipo di decorazione molto natalizia, diciamo, anche se siamo ancora a novembre, però ci dobbiamo cominciare a pensare già da ora, anche perché non so com'è nelle vostre parti, però qui da noi si usa fare l'albero il 1° dicembre, quindi ormai per noi manca poco. Manca meno di un mese, quindi ci devo cominciare a pensare. Praticamente io sto realizzando, come potete vedere, questo praticamente sono delle decorazioni che vanno appese come se fosse una tenda, come se fosse una specie di tenda. Adesso vi insegnerò appunto come farle. Quello che serve è semplicissimo, infatti il costo è proprio zero perché serve un foglio di carta quadrato, colla, tubetto di colla e un paio di forbici. E adesso vediamo come andare ad eseguire questa cosa. Per prima cosa dovete tracciare una diagonale in questo modo. Seconda cosa, col foglio messo così, tracciamo un'altra diagonale facendo combaciare questa parte qui all'altra estremità. Una volta fatto questo, abbiamo ottenuto questo. Adesso ci servono un paio di forbici e andiamo ad eseguire dei taglietti, però non alla parte questa qui che vedete, cioè alla parte dove si apre, diciamo così, qui. In tutto devono essere 5 tagli. E chiaramente ogni taglio va sempre più spostato, come potete vedere. Due, tre, quattro e 5. Quello che intendevo dire è che ad esempio il primo taglio si ferma qua, il secondo qua, cioè proprio per seguire questa diagonale. Adesso apriamo il nostro foglio. E verrebbe una cosa così. Adesso con della colla, col tubetto di colla, andiamo a unire le due estremità che stanno qui. Potete vedere? Vedete? Questa e questa. Cioè questa, scusate, questa e questa. Così. Adesso dovete fare la stessa cosa a tutte le altre estremità, però saltandone, facendo una sì e una no. Quindi io ho fatto questa al centro, non andrò a fare questa qui, ma andrò a fare quella ancora dopo. Ecco fatto. Una volta fatto da questo lato, verrebbe una cosa così, e adesso andiamo a fare la stessa cosa dall'altro lato con le parti che sono, diciamo, rimaste, tra virgolette, scoperte. Ecco fatto. Facciamo qua.
verrebbe una cosa così. Adesso, per unire, come potete vedere già ne ho uniti tre, basta mettere un po' di colla qui. Ed ecco fatto. Per oggi è tutto, ragazzi.